Ciao bambini, questa è una puntata speciale. Vi farò vedere i miei amici insetti. Questo è il mio amico insetto che si chiama insetto ballerino. Lo sapete perché si chiama insetto ballerino? Perché quando lo tocchiamo traballa tutto e fa proprio una danza. Molto simpatico. Potrebbe sembrare brutto e cattivo, ma non fa niente di male. Come l'insetto stecco, è un insetto che si mimetizza. Noi ce l'abbiamo da quando era piccolissimo e gli diamo da mangiare rovi. Ho paura perché il mio nonno coltiva gli insetti e sono abituato. Adesso vi faccio vedere un altro animaletto. Questo non è proprio già un animaletto, è un bruco. Si tratta del bruco della farfalla sfinge. Diventerà una farfalla notturna molto grande. Vedete che ha un cornetto? È tipico di questi bruchi. Ne voglio prendere un altro. Sta per fare la pupa. È la crisalide e dopo diventerà una farfalla sfinge. Non vi dovete spaventare dei bruchi perché prima o poi diventeranno farfalle. Io e mio papà li diamo da mangiare pioppo. Questo invece è un bruco piccolissimo, ma dopo diventerà una farfalla più grande del Trentino. La Piri. Io lo aspetto con ansia. Vi sono piaciuti i miei insettini che tengo in casa? Ciao bambini
e buona estate.